Hai un appuntamento e vedo anche che hai preso del, sì, hai preso degli smalti. Quindi tutto mi dice che hai preso appuntamento. E mettere lo smalto? No. Cioè sì? Ah, ok. Spa. Ok, spa mani, sì. Tono, perfetto. Allora, io intanto ti dico brevemente cosa farò. Andiamo a lavare le mani, ci prendiamo cura di loro, quindi mettiamo un po' di cremine, di lozioni, di scrub, poi facciamo un po' le unghiette, le ordiniamo un attimo, le curiamo e mettiamo lo smalto di quello che hai già scelto. Va bene, benissimo. Allora, c'è l'acqua, non è né fredda né troppo calda. Ok, metti le mani. Adesso le sciacquiamo. Ok, ora tienile un po'. Sì, così. Così facciamo un po' ammorbidire le cuticole. Ok, vado con una spazzolina. Un po' solletico. Questo è un make-up molto delicato, però molto efficiente, perché non va troppo, non è aggressivo. Soffermo sulle punte delle dita. Adesso risciacquo, risciacquo, prendiamo via il
abbiamo passato quindi la spazzolina, abbiamo fatto il peeling, adesso ti asciugo le mani, ok, tolgo la paginella, tieni l'esame, perfetto, ti asciugo le mani con la salviettina, ok, asciughiamo bene così mettiamo, andiamo a portare l'olio. Ammorbidisce anche le cuticole, ma ti fa molto molto bene anche le mani. Ok, allora vado a usare questo olietto qui, ok, te lo metto sulle mani. Comunque sono molto molto curate, non hanno niente. Sono forse un po' secche. Sai cosa devi fare? Ogni sera prima di andare a dormire ti metti la crema alle mani, ti lasci la crema sopra il comodino, quindi non puoi non farlo e non metterla, perché te la ricorderai e la vedi. Devi fare ogni sera. Crema te la metto dopo, adesso ti vado a tagliare, prendo le forbicine, sì, è simpatico, a forma di piedino, ti vado a tagliare un po'. No, ma infatti hai le mani molto molto curate, quindi non hai problemi veramente. Ok. Adesso vado ad usare mattoncino qui, bellissimo il colore, e vado un po' a farti sopra, ok,
visto dei colori che ha scelto un po' tra il rosa, poi ha sparato con... Hai sparato, devo dir tu, perché sai, hai sparato con l'argento, il rosso, non sai quale scegliere. Scegliamo insieme tra questi. Abbiamo quasi finito. Sì, c'è un po' di... aloe vera e con olio di jojoba, restitutiva e protettiva. Ok. Ok. Mio. Buon profumo. È molto importante anche il profumo, perché se... dà fastidio, non è più piacevole. Sì. Molto morbida questa crema, setosa, poi va a riequilibrare il tutto dove sono andata, insomma, a passare la lima. C'è vento questi giorni, dà un fastidio. Ok, adesso intanto che si asciuga un po' la crema, allora andiamo a scegliere lo smalto, ok, tra quelli che mi hai selezionato. Sì, ok, allora mi hai scelto un viola che si chiama Out of the Space, che praticamente è un colore del viola, ma ha riflessi, insomma, appunto oro, verdi. Sì, molto bello. Poi mi hai scelto due tonalità di rosa. Uno della Pupa e uno della Pets By. E poi mi hai scelto un altro della Pets By, che è un argento. E poi uno della Pupa di questo color rosso. Quale scegli? Dilemma. Io? Oddio. Non lo so, io sono molto per questo, ma anche per l'argento, per cambiare. Andiamo sull'argento? Ottima scelta. Allora, mi prendo la base, che non mi si apre. La crema si è asciutta? Sì. Allora, dammi la mano. Vanno anche i colori, il rosa va tantissimo, però anche l'argento, l'oro, quindi l'argento sei. Dammi l'altra mano. Ok, ma te le fai per così o perché hai un'occasione? Ah, no, ok, quindi giusto perché per il fine settimana vuoi stare un po' più in ordine. Però ripeto, veramente le tue mani non hanno niente. Fai un po' così, così un po' si asciugano, ma questo è super veloce. Sì, a casa uno mette nelle posizioni più assurde. Ok, allora adesso vado a metterti questo.
pugnalino. Ok, mettimi l'altra mano, l'altra, tienila più larga possibile. Così. L'indice. Vado a metterti queste goccette asciugasmalto. Una goccetta per ogni dito. 1, 2, 3, 4, 5. Lo riprendo un po'. Ok. Dammi l'altra mano. 1, 2, 4 e 5. Aspettiamo mezzo secondo. Non ce la vuoi? Però così dai, mettiamo il top, tanto si asciuga subitissimo questo. Va bene, lo mettiamo, tanto ne serve solo una passata.